facciamo due chiacchiere. Sì. Siamo live nuovamente vicino all'Osella del 1987 di Formula 1 e al suo pilota Alex Caffi. Buongiorno Alex. Ciao, ciao a tutti quanti. È stata la macchina del tuo esordio in Formula 1? Non esattamente, questa è stata la macchina, la vettura della prima stagione in Formula 1, perché nell'86 io ho debuttato a Monza e con una vettura analoga, non era esattamente questa, era la versione precedente dell'anno prima, quindi quella dell'86, comunque principalmente diciamo che motore, cambio e tutto quanto era abbastanza simile, cambiava se non ricordo male la sospensione anteriore rispetto all'86. Ci mostri un attimo l'abitacolo che tu conosci molto meglio di noi, diciamo, se ci illustri i pochi comandi, le dimensioni. Veramente la stavo venendo ad ammirare anch'io perché non me la ricordavo più, però la scopriamo insieme. Sì, beh, è molto bello questo. Sempre che se mi ricordo ancora qualcosa. No, beh, gli abitacoli all'epoca erano abbastanza semplici, non è che ci fosse molto da inventarsi, vedi, la leva del cambio molto piccola e poi pochi strumenti. Lo strumento più importante, vabbè, il contagiri e il manometro della pressione della turbina, quello bianco, e poi sopra quella fila digitale. E lì apparivano dei numeri abbastanza importanti perché erano la temperatura degli scarichi fuori dalle turbine, quindi erano, diciamo, numeri da tenere abbastanza d'occhio in quel caso prima di ottenere, diciamo, magari qualche... Anche perché ricordiamo che questa vettura era una vettura tipica degli anni 80, motore turbo, Alfa Romeo, giusto? Sì, sì, questa sostanzialmente poi era una vettura, ma anche come telaio derivava molto dalle Alfa Romeo, perché era stato ancora un disegno di ex Duca Rouge, se non ricordo male, era stato poi preso tutto il materiale dall'Alfa Romeo, appunto da Enzo Zella, e il motore è un Alfa Romeo 8 cilindri 1500, quindi turbo, insomma un motore molto difficile anche da gestire, se vogliamo, però sono state macchine molto belle. Io sono innamorato di queste vetture, soprattutto della turbo. Sono riuscito a fare la prima stagione e il primo Gran Premio e poi dopo, vabbè, si è stato il cambio di regolamento, si è andati agli aspirati, però queste sono veramente, erano brutali, quindi molto difficili da guidare, infatti, però molto belle. Infatti ti volevo appunto chiedere che cosa ricordi queste vetture a livello di guida. Oddio, mi ricordo una testa coda sulla Piratella e mi sono ritrovato dritto, non mi sono manco accorto che mi ero girato, e mi ricordo che alla mattina quando mi svegliavo guardavo fuori sperando che non piovesse, perché erano veramente indomabili, però molto, molto fisiche e dovevi metterci, insomma, anche molto talento, ecco, se vogliamo, quindi cosa che magari ultimamente c'è molto meno rispetto al passato, però molto belle. E ciò nonostante ne hai un bellissimo ricordo. Sì, come ti ho detto, io ho amato questo periodo di quella Formula 1, è stato il mio periodo, quindi non posso fare altro. Poi ognuno, sai, ascoltando i vecchi piloti, ognuno era meglio il proprio di periodo, hai capito? Però vabbè, quello normale, non penso sia un problema. Però è stata veramente una bella epoca, gli anni, fine anni 80 sono stati, penso, molto belli e spesso anche adesso vengono comunque rivalutati molto di più in senso generale. E oggi invece sei in pista con la Ensign N177 con cui hai vinto il Gran Premio storico di Monte Carlo. Sì, sì, oggi sono qua invece con l'Ensign, che però si è già fermata purtroppo, perché fa sempre così, fa le bizze tutti gli anni che la mettiamo in pista, deve sempre... Come le belle donne. Vecchie belle donne, però poi dopo quando è là funziona sempre, quindi direi che va bene così alla fine. Magari dopo veniamo a vederla, se sei lì vicino e... Finisco di ammirare certo, questo. Anzi, scusa, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ciao, ciao a tutti. Andiamo a vedere se becchiamo Mario, che ho visto che è passato.